guardiamo le pagelle di questi ragazzi. Anna, ci sono le pagelle. Oh, dimmi. E ti fa sedere che è meglio. Chiama un po' Simone. Simone? Simone, Maria. Margherita, Miria. Maria? Che? Dai, voglio parlare un po' con voi. E te va a sedere. E io? Dai. Chiama Margherita, dai. Miria? Miria ancora non ce l'ha la pagella. Ma vedi anche lei che è meglio. Vieni, Miria. Allora. Da chi si comincia? Si vuole da me che c'è dovuto la cosa. No, proprio te da ridere è meglio nulla. No, non c'è proprio neanche da ridere, Simone. Mi sembra la schedina di Toto Calcio. Italiano 4, 5. 3, 1, 1, 4. No, no. Come mai non senza insufficienza, a parte gli scherzi? Eh? Ma che cosa ridi? Qui o si rimedia entro un mese un po' di voti buoni oppure c'è il ritiro del PlayStation tipo. No. Dopo, tutto. Dopo. No, no, quella subito. Facciamo PlayStation. Perché lei ha riparto già. Sì, sempre la PlayStation. Allora, lui ha questi voti perché? Dai che lo sai. Non ha studiato. Perché non ha studiato, ha fatto il vagabondo per 4 mesi. No, quando dicevo? Divertiti ora. Divertiti ora perché dopo, è vero o no? Anche perché, insomma, fare le vacanze appena finita la scuola promossa è un conto, è bocciato un altro. Perché diamo sì da fare. No, io non scherzo, sono di molto serio. Allora, io gli avevo detto, lui da lunedì a venerdì deve fare compiti, studiare 3 ore, dalle 3 alle 6. Se dal lunedì al venerdì fa così, il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio se vuole andare già a parlare con i suoi amici, ci può andare. Niente computer, niente PlayStation, niente giochini vari. Va bene, poi mi fai il resoconto fine settimana. Ma che l'anno scorso, scusa. E io decido. Va bene.